ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo la navigazione nella 3D viewport di Blender e lo faremo imparando gli shortcut più importanti. Questo ci aiuterà a lavorare più velocemente e in modo più semplice. Gli oggetti si selezionano semplicemente cliccando con il tasto sinistro del mouse su di essi. Per deselezionarli possiamo semplicemente cliccare in una zona qui nella 3D viewport, mentre con il tasto A li selezioneremo tutti in una volta e con il tasto Alt A li deselezioneremo. Possiamo premere anche due volte A per deselezionarli. Possiamo entrare nella vista frontale ortografica premendo il tasto 1 sul tastierino numerico. Ctrl più 1 per spostarci nella vista dietro. 3 per quella laterale. È possibile utilizzare tutti i viewpoint e vedere i vari shortcut dal menu View dell'header in Viewpoint. Possiamo cambiare la vista da prospettiva ortografica e viceversa premendo il tasto 5 sul tastierino numerico. Possiamo anche utilizzare questo gizmo per spostarci nelle varie viste. Premendo su queste lettere Z ci sposterà nella vista dall'alto, X in quella laterale, eccetera. Da qui è anche possibile ruotare la vista tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando in questa zona del gizmo, cosa che possiamo sicuramente fare in maniera più agile nella 3D viewport premendo il tasto centrale del mouse. Quindi abbiamo principalmente due modi per navigare nella 3D viewport di Blender, utilizzando il gizmo e questi pulsanti qui. Il gizmo, come abbiamo visto, per ruotare, questa iconcina qui per fare lo zoom in e lo zoom out, tenendo premuto e trascinando, e questa iconcina qui per muovere. L'altro modo invece è quello più conveniente e possiamo utilizzare il tasto centrale del mouse per ruotare, mentre per fare il pan ci basterà semplicemente premere il tasto Shift e il tasto centrale del mouse in questo modo e con Ctrl tasto centrale del mouse possiamo fare lo zoom in e lo zoom out tenendo premuto e trascinando. Un altro modo per fare lo zoom è semplicemente scrollando la rotellina del mouse. Possiamo zoomare sui vari oggetti premendo il tasto più sul tastierino numerico. Se ad esempio ci troviamo in una zona distante dai nostri oggetti, possiamo riportare la vista su di loro premendo Shift C. Questo perché il 3D cursor viene spostato all'origine insieme alla vista. A volte può capitare di restare bloccati quando effettuiamo lo zoom. Questo perché la camera raggiunge la zona di zoom massima impostata su un dato punto. Per risolvere questo problema possiamo ricorrere o allo zoom con box di selezione, con Shift B, o con il tasto più sul tastierino numerico, che richiamerà la funzione Frame Selected, che troviamo qui in View Frame Selected, e in questo modo verrà quindi impostato il pivot point al centro dell'oggetto e sarà possibile zoomare senza problemi. Per migliorare le funzioni di rotazione, pan e zoom vi suggerisco di andare in Edit, Preferences, nella scheda Navigation, attivare le funzioni Depth e Zoom to Mouse Position. Una considerazione. Ricordo più di qualche anno fa, quando mi sono ritrovato di fronte alla finestra di Blender con il cubo di default, ho pensato, ok, non riuscirò a tirare fuori più del cubo di default o al massimo su Zan con lo Smooth. Quello che posso dirvi è di superare questa barriera iniziale che potrebbe essere per alcuni. È curioso osservare come il nostro cervello è in grado
di creare cose estremamente complesse, ma è portato alla pigrizia. Diciamo che non gli piacciono le cose complicate e preferisce sintetizzare. È anche ragionevole trovandosi in una realtà incredibilmente complessa. Tuttavia, una parte dello sviluppo di Blender, come molti altri software, si concentra sul rendere l'utilizzo da parte dell'utente sempre più intuitivo e semplice. Inoltre abbiamo un'intera comunità di talentuosi artisti che condividono il loro sapere permettendoci di migliorare ogni giorno. Detto questo, superate ogni insicurezza e iniziate il vostro meraviglioso viaggio insieme a Blender e al mondo della computer grafica 3D.